Domenica 3 settembre, questo è il mio mare, il mare siciliano, alle 8:42-43. Non c'è nessuno e io per l'appunto ho deciso di venire a mare, di passare un paio di ore qui a mare. Questo sarà un brevissimo video perché di fronte a questo mare mi viene una sorta di forma di rimorso che voglio però subito farmi passare. Ho già raccontato di come quest'estate sono venuta a mare soltanto due volte, eppure io vivo in un bel villaggio qui sul Mar Ionio, Sicilia, costa della Sicilia orientale, e niente mi impedisce di venire a mare. Ben sapete che ho fatto un lungo viaggio che mi ha portato dal 12 luglio al 8 agosto ad attraversare 5 nazioni europee, ma prima ho avuto tutto il tempo del mondo all'inizio di luglio e dalla seconda metà di agosto per venire a mare, eppure sono venuta soltanto due volte. Le motivazioni sono state moltissime. Oggi, di fronte a questo paradiso, mi viene qualche scrupolo, però è sempre sbagliatissimo. Oh, un gabbiano, perfetto, perfetto per questa meditazione sul tema del rimpianto. Io ricordo che questo è un canale aperto a tutti, ma nel quale ritengo le donne in particolare possono trovare varie forme di idee, suggerimenti, perché no? Ecco, questa vuole essere una meditazione. Noi donne spesso tendiamo a sovraccaricarci di lavoro, non tendiamo all'eccellenza, l'eccellenza la lasciamo agli uomini, vero? Noi ci limitiamo soltanto a fare tanto e a farlo bene, al meglio delle nostre forze. E ovviamente magari sono molte le cose che possono non andare come noi avevamo pensato ed è facile avere dei rimpianti. Ecco, secondo me i rimpianti non devono esistere, perché appunto oggi io posso avere dei rimpianti su come ho vissuto quest'estate, avrei potuto venire di più al mare, cosa me l'ha impedito? Adesso, oggi, 3 settembre, è facile scordarsi come io mi sentivo in quel periodo, come mi sono sentita. A 40 gradi, 35 gradi, nessuno ha voglia di uscire. Per poi fare che cosa? Per poi avere difficoltà a trovare parcheggi, per rischiare multe, incidenti, o magari trovare tutto facilmente, il parcheggio, e poi venire a mare e trovarlo sporco e quindi restare delusa, perché capita anche questo, oppure una microinvasione di meduse. Quindi la mia idea è la seguente: non bisogna avere rimpianti, perché è troppo facile a distanza di tempo dimenticarci quali erano le condizioni esterne e qual era il nostro stato psicologico dell'epoca. Quindi donne, ci dobbiamo perdonare, perché quello che abbiamo fatto in passato era la cosa giusta in quel momento. Vi auguro una buona domenica e come sempre troverete sempre nuovi contenuti. Al più presto conto di fare un breve video nel quale voglio spiegare qual è il senso di questo canale, che raccoglie apparentemente tante tematiche diverse, e oggi, a surprise, questa meditazione su un tema che sento molto: ci dobbiamo perdonare. Siamo nella quarantina, a 40 anni, quello che è stato fatto, ti devi perdonare e cercare di trarre il meglio della vita, di quello che hai. Ciao, buona domenica ancora.